inaugurazione. 2, 3. Boom. Oltre 3.000 immagini delle opere di Vincent van Gogh in mostra nel Teatro Margherita, che dopo 38 anni ha riaperto le sue porte al pubblico con una mostra internazionale multimediale che celebra il pittore olandese maestro dell'impressionismo. Una mostra che nel resto d'Italia ha superato le 500.000 presenze, registrando numeri da record anche in Australia, Stati Uniti e Russia. 45 minuti di percorso, durante il quale lo spettatore sarà accompagnato dalle musiche di Vivaldi, Bach, Schubert e molti altri compositori. Il particolare allestimento infatti non prevede quadri esposti, ma la full immersion in un ambiente illuminato esclusivamente dalle immagini delle opere del grande maestro, così nitide e reali da coinvolgere emotivamente il visitatore e farlo sentire totalmente inserito nel contesto delle opere. La mostra Van Gogh Live di Experience, prodotta da Cube Comunicazione e Time for Fun, è stata inaugurata il 6 dicembre nel capoluogo pugliese. Il Teatro Margherita dunque è stato riconsegnato alla cittadinanza, a 10 anni di distanza dal Teatro Petruzzelli, due luoghi simbolo della città, due importanti contenitori culturali che hanno riacquistato il proprio splendore dopo anni di lavori. È una mostra internazionale, parte da lontano, da un progetto di matrice australiana, è portato qui in Italia dalla Time for Fun con l'amministratore Claudio Panadisi. In Italia ha registrato numeri da record, oltre 500.000 presenze. L'ultima tappa, voglio ricordare, il Porto Antico di Genova, e siamo lieti di essere qui a Bari perché non ha nulla di meno. Una bellissima città, tra l'altro in occasione del vostro Teatro Margherita, restituito finalmente alla città come giusto che sia, questo capolavoro del Liberty. Quindi io invito tutti a vedere questo spettacolo dell'arte all'interno della spettacolosa arte di Van Gogh. È una mostra multimediale, ma cosa significa multimediale? Significa tanti canali di comunicazione, una parola che sembra complessa ma in realtà ha una semplicità nel concetto. Cosa significa multicanale o multimediale nella fattispecie? Significa far interagire diverse percezioni sensoriali. Nello specifico abbiamo montato nelle sale una serie di schermi, quindi l'effetto multi-screen, dove ci saranno proiettate oltre 3.000 immagini che interagiranno fra di loro in una sorta di dinamica ideale. Il tutto sarà accompagnato da un suono surround, una tecnologia di ultima generazione che tenderà ad immergere, a circondare, coinvolgere lo spettatore. Quindi vedremo delle grandi immagini su schermi giganteschi e sentiremo le musiche straordinarie della Belle Époque. Potrebbe essere prorogata, noi lo auspichiamo, arriveremo verosimilmente il 10 di febbraio, poi vedremo come andrà, noi pensiamo bene, le prospettive sono ottime ed è probabile che possa avere anche un seguito nella vostra città, che in questo capolavoro che, ripeto, non finisce mai di stupirci. Quindi noi auspichiamo anche l'eventualità di una proroga, questo sicuramente. È un grande evento perché questa mostra straordinaria, che ha già illuminato, diciamo così, molte grandi città europee, arriva a Bari grazie a organizzatori molto bravi, competenti, grazie a molti sponsor, alla volontà del sindaco e al sostegno della Regione Puglia. È un modo che abbiamo per onorare questo luogo che oggi viene sostanzialmente riaperto. Non abbiamo neanche il coraggio di dirlo perché sono passato tante di quelle volte davanti a questo teatro vedendolo sempre chiuso che ancora non ci credo. Devo dire lo stesso effetto che ho per il Petruzzelli, sono passati 10 anni dalla sua riapertura e ancora non ci crediamo, perché quando le cose si mettono bene, come è accaduto qui, sono momenti di gioia collettiva. Questi teatri peraltro sono teatri che appartengono a tutta la città di Bari, al suo popolo, e quindi questa è una serata davvero bellissima. Il fatto che sia Van Gogh a darci questa sua laica
benedizione, è davvero un evento straordinario. Era un pittore solitario che ha saputo intercettare l'anima dell'Europa del tempo al di fuori dei critici, degli intellettuali, anzi fortemente ignorato, e questo ovviamente fa di lui un pittore in una buona parte legato all'anima del popolo europeo e quindi anche all'anima del popolo barese. Lo riapriamo grazie a un gioco di squadra tra il Comune, la Regione Puglia e il Ministero dei Beni Culturali, che sono qui oggi. Riusciamo a riaprire questo teatro che è un capolavoro di teatro, mi sono permesso di dire, e per un capolavoro di teatro ci voleva per inaugurazione uno di capolavori, che di capolavori se ne intende, che è Van Gogh, e quindi lo riapriamo con una mostra innovativa, una mostra tecnologica di Van Gogh all'interno di questo spazio che ha nuove funzioni. Insieme al mercato del pesce, insieme allo spazio Murat, costituirà il polo contemporaneo delle arti, quindi ci saranno performance degli artisti, ci sarà la musica, il balletto, ci saranno le opere d'arte, saranno tante le attività che si potranno fare all'interno di questo spazio, che è un bene culturale in sé e quindi va visto anche se non ci fosse una mostra. Per noi oggi è un'emozione particolare e mi fa piacere riaprirla insieme alla Regione e al Ministero, che hanno aiutato il Comune per questa riapertura e anche per la realizzazione di questa mostra importante. Speriamo nel prossimo futuro di poter dare alla città tutta la struttura di questo teatro con il completamento. Questo è un primo lotto che viene aperto al pubblico. Penso che nel prossimo anno verranno facilmente raggiunti nuovi risultati che riguardano appunto i 2 milioni di euro del Ministero dei Beni Culturali di investimento in questa struttura. Abbiamo voluto il più possibile raggiungere questo obiettivo, che è ovviamente un obiettivo simbolico e come tutti i simboli diventa poi patrimonio di una comunità. L'idea era che festeggiare il decennale dalla riapertura del Petruzzelli, insieme poco dopo aver riaperto l'auditorium in Orota, e almeno il primo piano, il piano terra del museo archeologico, quindi di aver restituito parte dell'identità e della storia della città, che abbracciasse l'amore per la musica classica e operistica e per l'archeologia e la propria storia locale nel più vasto bacino del Mediterraneo, mancava un pezzo fondamentale che era quello della cultura contemporanea. Per cui il Margherita ha sempre assolto per noi questa funzione fondamentale di restituire Bari a una dimensione internazionale. Tutte le grandi città che non siano semplicemente una bella provincia, una bella florida, comoda provincia, hanno uno spazio dove riflettere sulla contemporaneità, che significa riflettere sui linguaggi, riflettere sulle tecnologie, riflettere sullo sguardo degli artisti, sul loro tempo e in particolare sul tempo nostro. Il Margherita è presto anche il mercato del pesce, sono nella nostra visione questa istanza qui, restituire Bari a uno splendore fatto di completezza del sistema dell'offerta culturale e anche una capacità attrattiva turistica. Le grandi città globali, cioè le città che sanno dialogare con altre città e che sanno attrarre flussi di investimento, capitali, ma anche persone, sono quelle città che riescono a completare il circuito dell'offerta. E dunque era indispensabile che Bari si dotasse nel minor tempo possibile di uno spazio dove finalmente poter offrire ai propri visitatori e anche ai propri turisti uno spazio che fosse pluriverso, no? Cioè che avesse più lati, più versi verso appunto i quali tendere. Abbiamo aperto con una mostra multimediale, continueremo con la musica, stiamo già lavorando a una serie di proposte di natura musicale che saranno, io credo, molto molto particolari e credo molto affascinanti per turisti e per cittadini. Siamo certi con il Margherita e poi con il mercato del pesce di poter offrire alla città un avanzamento morale e materiale, cioè ogni giorno un piccolo tassello che fa crescere la consapevolezza. Pensate a questi ragazzi, no? I tanti ragazzi che stanno venendo a vedere questa mostra, loro vivono immersi in una bolla fatta di immagini, voi stessi producete immagini tutti i giorni, audiovisive. Un conto è essere immersi in qualcosa, un conto è capire quello che da cui si è immersi, in cui si è immersi.
e da cui si è inondati. E allora uno spazio sul contemporaneo serve anche a questo, a generare riflessioni, a stimolare la conoscenza e l'aggiornamento anche tecnologico, perché le tecnologie fanno parte della nostra vita e l'importante è non subirle ma dominarle invece che esserne dominati. E anche a questo serve e servirà uno spazio per il contemporaneo. E dicevo, continueremo con la musica, poi con altre mostre, e nel frattempo pubblicheremo la gara per la gestione, perché non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo adesso soltanto il primo di 4 tasselli fondamentali, perché questo è il primo lotto del Margherita, poi completeremo il secondo lotto del Margherita, apriremo il primo lotto del mercato del pesce e completeremo il secondo lotto del mercato del pesce, in totale 4 lotti che entro la fine del 2019 e i primissimi del 2020 avranno un unico gestore che dovrà poi proporre alla città, in collaborazione, in continua negoziazione con l'amministrazione comunale nostra e quella che verrà dopo di noi. Insomma, Bari si sta dotando di tutto quello che le serve per competere a livello internazionale come una delle città più belle, interessanti, affascinanti e attrattive del Mediterraneo. Abbiamo intercettato la mostra attraverso un amico che poi è diventato il nostro socio italiano, è una società che si chiama Time for Fun, che è titolare dell'esclusiva per l'Italia dei prodotti distribuiti dalle Grand Exhibition. Quindi poi da lì tutto l'iter è durato più o meno 18 mesi fino alla finalmente l'apertura delle porte del Margherita. C'è da ringraziare i funzionari, tutta la classe amministrativa della regione e del comune di Bari, che hanno concesso, lavorando molto oltre i loro limiti e le loro possibilità, di aprire il Teatro Margherita con questa mostra. E questo io mi piace dirlo sempre, perché viviamo in un contesto politico in cui tante volte si dice che un po' come la mala sanità, no? C'è la mala amministrazione. Noi siamo qui perché abbiamo davanti a noi una case history positiva di gestione dell'amministrazione pubblica. Questo straordinario personaggio del mondo dell'arte, uomo infelice, uomo sfortunato, uomo tormentato in vita e poi acclamato, apprezzato, amatissimo da intere generazioni per almeno un secolo e mezzo, ormai un secolo e poco più, dalla sua morte. E tributargli una mostra così imponente, così particolare, così appassionante, affascinante, intrigante rispetto alla possibilità di assistere alla bellezza delle sue opere dal vivo nel Rijksmuseum di Amsterdam, in altri musei in cui le opere di Van Gogh sono pure allineate, con un coinvolgimento che va oltre il solo senso della vista, ma che colpisce anche le orecchie, colpisce anche il corpo, visto che si può assistere alle videoproiezioni dei quadri di Van Gogh e dei dettagli delle sue opere sdraiati per terra sul parquet del nuovo Teatro Margherita, in posizione supina o meno, si può stare seduti, si può stare in piedi, si può camminare senza quella rigidità tipica delle mostre a cui siamo abituati nei musei tradizionali. Di volta in volta saranno i curatori, gli allestitori, gli ideatori e i curatori di mostre a scegliere qual è il modello migliore da presentare al pubblico. Aver aperto con questa mostra è certamente una scelta che io credo abbastanza coraggiosa rispetto a chi si aspettava appunto l'apertura di una galleria d'arte, cioè un luogo dove esporre delle opere in maniera più o meno statica, poco interattiva con gli spettatori, e che mettesse a disposizione della loro vista delle opere selezionate da un curatore. Questo è un modello
assolutamente nobile, che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, appartiene al Novecento. Siamo in un secolo, in un millennio nuovo, oggi dobbiamo fare i conti e prendere le misure anche a una modalità di fruizione dei contenuti artistici che il pubblico ormai, soprattutto quello più giovane, è scafato ed è abituato a fruire in modalità del tutto interattive, che prevedano una copartecipazione dei propri corpi, del proprio sguardo e della propria intelligenza. La cultura è un sistema organico di conoscenze che si accumula strato dopo strato nel tempo. L'arte per me è sempre stato e deve essere innanzitutto emozione. Io reputo artistico, può essere un gesto, può essere un'opera, innanzitutto se riesce a produrmi un'emozione, cioè a muovermi verso uno stato di coscienza superiore o comunque diverso da quello nel quale mi trovavo prima di conoscere e di approcciare quell'opera. Se l'arte non emoziona, rimane piatta, rimane incapace di comunicare l'intenzione del suo facitore, del suo realizzatore, dell'artista. Abbiamo visto tantissime mostre di questo genere, piatte, che non comunicavano, che non riuscivano ad emozionare. E d'altra parte, l'obiettivo di qualunque amministratore pubblico che si occupi di cultura è innanzitutto quello, devo dire, anche degli imprenditori culturali, cioè di chi fa la direzione artistica, di chi si occupa di produrre e distribuire contenuti culturali e artistici. Uso una metafora banale ma credo forte, è di essere alti e larghi, cioè di colpire il pubblico più vasto possibile, il più largo possibile, ma di non avere compromessi rispetto alla qualità, all'altezza della proposta. Questa mostra è una mostra alta e larga, cioè una mostra che raggiunge un pubblico estesissimo, che va dai bambini, basterebbe che la camera adesso si girasse di 90 gradi per inquadrare qui tantissimi bambini in coda per fare il biglietto, e alta, che colpisca cioè anche gli adulti, anche un pubblico più colto, più sensibile, perché le due cose devono stare sempre insieme, cioè capacità di emozionare, capacità di colpire e di muovere ad una reazione lo spettatore, facendolo pensare, ma anche la capacità di piacere, di non essere respingente, di non essere incomprensibile, di non essere criptico. Il contenuto criptico non sempre è un contenuto democratico. Cioè, se c'è qualcosa che non viene capita, quello è un problema che dovrebbero porsi i curatori e gli artisti, ma anche noi amministratori pubblici, quando, soprattutto nel caso di un'inaugurazione, ci occupiamo di riportare alla cittadinanza, la più larga possibile, un contenitore straordinario che i baresi aspettavano da oltre 40 anni. Noi non ci sentiamo degli operatori culturali, non abbiamo assolutamente lo spessore per poterci definire tali. Ci piace però sapere che ci impegniamo su dei progetti. Ritengo, come lo ritenevo rispetto alla musica, all'impresa musicale, rispetto allo spettacolo, alla musica dal vivo, che la cultura e lo spettacolo in generale sia una grande opportunità imprenditoriale da cavalcare per soggetti come noi e mi auguro come altri insieme a noi magari, in quanto intercetta l'interesse del pubblico, intercetta l'interesse delle aziende private che vogliono associare i loro marchi a un prodotto qualitativamente interessante, e intercetta gli interessi del pubblico, che non è solo il pubblico locale del territorio, ma il pubblico di una regione intera che ormai si apre al mondo intero. Quindi questo è il momento per investire in cultura, e io non lo dico ai politici, ma lo dico ai privati. Questo è il momento di investire in cultura, perché la cultura dà grandi soddisfazioni in termini di economia, ma soprattutto in termini di standing e di immagine per la propria azienda e per quelle delle aziende partner.